Per questo nuovo video dei Grandi del Calcio ho una sfida iniziale da proporvi. Sfido chiunque di voi a dirmi il nome di un calciatore altoatesino molto famoso. Niente? Beh certo, per qualcuno di voi ci possono essere dei seri dubbi, ma per chi è nato e cresciuto tra gli anni 90 e i primi 2000, il nome è soltanto uno: Stefan Schwoch. Sì, lo so, è una maglietta rocca del Napoli, lo ammetto, però è per farvi capire quanto ami questo calciatore. Una vera e propria leggenda vivente. Forse l'ultimo baluardo di quelli che sono definiti calciatori di provincia. Ma per chi non conoscesse chi è Stefan Schwoch, beh, siete nel posto giusto perché quella che vedrete adesso è la sua storia. Nato a Bolzano nel 1969, Schwoch è sicuramente il simbolo del calcio d'Alto Adige e per la maggior parte della sua carriera ha militato prevalentemente in Serie B, con le maglie di Venezia e prevalentemente di Vicenza. Ma è in una città in particolare dove è riuscito a creare un mito quasi pari a quello di Diego Armando Maradona. Ovviamente sto parlando di Napoli. È il gennaio del 1999 e da Venezia arriva a Napoli un ragazzone alto circa 1,75 m, dalle spalle larghe e dal look molto spartano, con quei capelli lunghi che diventano il simbolo distintivo dell'attaccante dal nome assai impronunciabile per il popolo partenopeo. Quello però, ragazzi, bisogna ricordarlo, non era il Napoli odierno, non era il Napoli di De Laurentiis, era un Napoli che viveva in acque molto molto basse. Aveva infatti serissimi problemi economici e continuava a fare il tira e molla tra Serie B e Serie A. E sotto la guida di Olivieri prima e di Montefusco poi, con addirittura piccola chicca, un certo Walter Mazzarri come secondo, il Napoli in Serie B fa fatica e le mire di promozione si riducono ad un misero nono posto finale, con il nostro Schwoch a segno in 6 occasioni in 22 presenze. Ma questa annata un po' storta non farà altro che essere ricordata come il preludio alla creazione di un vero e proprio mito. L'estate successiva, infatti, arriva in panchina l'esperto Walter Novellino, già allenatore dell'Altoatesino a Ravenna e a Venezia, per cui lo conosceva decisamente molto bene e sapeva benissimo come trarre il meglio da lui. Novellino pone subito Schwoch al centro dell'attacco e la scelta non può che risultare da subito vincente. Schwoch risulta essere da subito un missile, corre a perdifiato per tutto il campo e con il suo destro segna tantissimo, incantando una delle piazze più calde d'Italia. La prima rete arriva alla terza giornata, un missile sul 4-0 contro la Fermana. E dopo quel gol pare non fermarsi più, perché Schwoch va a segno infatti in altre 4 occasioni consecutive, contro Vicenza, Salernitana, Chievo e Treviso. E dopo solamente 15 giornate, Stefan Schwoch è già in testa alla classifica dei marcatori. Ma bisogna dire che se l'attacco segna molto grazie appunto a Schwoch, la difesa invece traballa. E la squadra azzurra quindi non riesce assolutamente a prendere il largo in classifica. La lotta per la promozione è serrata e serve sicuramente un cambio di marcia nel girone di ritorno. Le prestazioni di Schwoch fanno completamente innamorare una città intera, creando un vero e proprio mito secondo solamente a quello di Diego Armando Maradona. La corsa, il sudore, la tecnica, la realizzazione, la velocità di Stefan Schwoch sono quello che i napoletani aspettavano da tempo. Da quasi 10 anni dalla vittoria dell'ultimo scudetto, i napoletani non vedevano un giocatore così forte vestire la maglia azzurra. E così Stefan Sansone Schwoch diviene il simbolo della rinascita, il simbolo del nuovo Napoli targato dal neopresidente Giorgio Corbelli. Il mito di Schwoch crebbe talmente tanto che iniziarono a essere scritte canzoni su di lui, e tra l'altro una di queste lo vide anche come protagonista cantante. Sognavo di giocare insieme a Maradona.
canzone della mia infanzia questa. E come fece Maradona, Schwok trascinò il Napoli verso la promozione. E come ogni show, ovviamente, che si rispetti, il finale è decisamente drammatico. È sabato 4 giugno del 2000, una partita molto importante, una partita che io vidi in diretta televisiva, perché è una partita decisamente importante per la storia del Napoli. Si giocava a Pistoia contro la Pistoiese. Venne creata quella che è la parabola perfetta per una storia incredibile. È il 24esimo del primo tempo quando, dopo un triangolo sulla fascia sinistra, Stefan Schwok entra in area e di punta beffa il portiere avversario per l'1-0. La partita era decisamente difficile, considerate che il Napoli doveva sì giocare per vincere e ottenere la promozione diretta per un turno d'anticipo, ma la Pistoiese aveva necessariamente bisogno di quei 3 punti in casa per cercare di salvarsi. La tensione è talmente alta che al 30esimo minuto del secondo tempo l'arbitro Cesari è costretto a sospendere la partita e lo fa per oltre 15 minuti. Questo perché i tifosi azzurri, che erano oltre 5.000 in trasferta a Pistoia, non riuscivano a restare sulle gradinate e il match non può che terminare in un modo assurdo, con la Pistoiese che cerca di attaccare a più non posso e il Napoli a difendersi come una corazzata e con i tifosi ammassati sulle righe che delimitano il rettangolo di gioco, tenuti a braccia dalle forze dell'ordine. Ma al fischio finale la gioia non può essere contenuta. Dopo 2 anni di inferno, il Napoli era ritornato nel campionato che gli spetta. E lo aveva fatto con una squadra, tra l'altro, di tutto rispetto, che poteva vantare, oltre al capocannoniere Stefan Schwok con 22 reti, anche di giocatori del calibro di Massimo Oddo, Roberto Stellone e Matusalem. E ottenuta la Serie A, tutti quanti si aspettavano di poterla giocare insieme al proprio numero 9, a Stefan Schwok. Ma qualcosa andò storto. Nonostante l'ottima prestazione in Serie B da protagonista, Giorgio Corbelli decise di sfruttare le grandi prestazioni di Schwok cedendolo subito in Serie B al Torino per 11 miliardi di lire. All'epoca non riuscivo a capirlo neanche io, ce l'avevo con tutti, mi avevano promesso che non sarei stato ceduto. Volevo restare, chiudere la carriera al Napoli. Oggi però mi sono fatto un'idea, l'offerta era allettante. Il calcio è un'azienda e la società aveva ritenuto l'offerta troppo importante. Nessuno a Napoli riesce a capire come mai un mito creato in un solo anno, o per meglio dire in un anno e mezzo, era stato venduto così. L'anno successivo per il Napoli sarà un anno di Serie A decisamente difficile, condito alla fine anche da una brutta retrocessione, e nel 2004, pochi anni dopo, arrivò il fallimento. Per quanto riguarda Stefan Schwok, chiusa la parentesi a Napoli e chiusa anche la parentesi col Torino sotto la mole antonelliana, si trasferirà al Vicenza, dove chiuderà la carriera nel 2008. In quel primo giugno del 2008, nella partita contro il Lecce, dove Stefan Schwok entrerà dalla panchina, ma non riuscirà a segnare la sua ultima rete in carriera. In 382 partite disputate in Serie B, Stefan Schwok è riuscito a realizzare ben 135 gol, oltre che a entrare nel cuore di tutte le tifoserie in cui lui ha giocato, anche perché è stato il giocatore più prolifico di tutta la storia della Serie B, non uno scarso, ecco, e che in Serie A purtroppo ha giocato solamente 14 presenze e ha totalizzato solamente 2 reti. Sì, so già cosa state pensando. Perché un giocatore così forte non ha giocato in Serie A? Perché non gli è stata data la possibilità di giocare in Serie A? Perché i bomber di provincia sono proprio questi. Sono quei bomber che ti servono per riuscire ad arrivare alla promozione. Quegli attaccanti di razza che vanno bene solo ed esclusivamente per quella serie. E che anzi in quella serie sono dei veri e propri campioni. Non potremo mai sapere se Schwok fosse rimasto a Napoli in Serie A, magari l'avrebbe potuto salvare, questo non possiamo saperlo. Ciò che sappiamo però è che a Napoli Stefan Schwok non sarà mai dimenticato, perché sebbene successivamente arrivarono campioni del calibro di Cavani, Hamsik, Higuain, nessuno di loro sarà mai idolatrato come lo fu quell'anno Stefan Schwok.
perché le emozioni non hanno categoria. E in mezzo alle maglie dei grandi campioni che ho là dentro, non posso dunque non avere la maglietta, seppur non originale purtroppo, spero un giorno di trovare quella originale, di Stefan Zweig. Un mito, un eroe. L'ultimo mito, l'ultimo bomber di provincia.